Benvenuti nella Terra di Mezzo. Io sono Emilio Valotti del canale YouTube Vean Bounce e da oggi vi accompagnerò in questo nuovo ed entusiasmante viaggio. La playlist sarà un mix di interviste, dirette e approfondimenti sull'universo tolkieniano. Il testo di oggi è stato scritto da Francesco Battaglia, caro amico e scrittore di cui trovate le pubblicazioni qui sotto nella descrizione, tra cui la sua saga di Bronte e di Flint. La sigla è realizzata invece da Stefano Valotti. Ringrazio inoltre tutti per essere qui e vi auguro un buon ascolto. Lasciate un mi piace, invitate amici a unirsi alla nostra compagnia e benvenuti nella Terra di Mezzo. Correva l'anno 1937, quando Tolkien, professore di filologia, appassionato di epica, donava ai suoi figli al mondo lo Hobbit, la più bella storia per ragazzi del secolo scorso, aprendo alle future generazioni le porte della Terra di Mezzo. Nel 1955, dopo quasi un ventennio di fatica e guerre, quello stesso professore consegnava ai suoi figli, divenuti uomini e a tutti i posteri, Il Signore degli Anelli, la più grande saga epica della modernità, capolavoro letterario, capostipite del genere fantasy e più in generale di ogni fuga nel fantastico dell'età contemporanea. Nel giro di pochi decenni il professor Tolkien è divenuto patriarca, vessillo e baluardo di intere generazioni. Quanti lettori da allora hanno calcato le vie della Terra di Mezzo? Quante famiglie hanno già tramandato ai loro piccoli le avventure di Bilbo, l'eroismo di Aragorn o pronunciato solennemente le parole di Gandalf? Quanti gruppi di amici, dopo la nascita di Dungeons & Dragons e altri giochi di ruolo, si sono seduti attorno a un tavolo ingombro di dadi, in cerca di un viaggio eroico da immaginare insieme, proprio come quell'unica, inimitabile compagnia. Una generazione dopo l'altra, ciò che in principio era un fenomeno di nicchia, fieramente rivendicato da un gruppo di appassionati, esiguo quanto però coeso, si è andato via via consolidando, ampliando. L'esigenza di fuga dal mondo primario, grigio e stretto, in favore di una fairyland maestosa quanto coerente anche a livello linguistico, è stata finalmente riconosciuta come legittima. Il regista Peter Jackson, che nel triennio 2001-2003 ha trasposto la trilogia in saga cinematografica, ha abbattuto le ultime diffidenze e consacrato Il Signore degli Anelli a fenomeno di culto mondiale. Le verdi strade della contea, oscurate dal galoppo dei Nazgûl, l'oscurità delle rovine naniche e quel ponte sospeso, frantumato dalla furia del Balrog o forse dalla fermezza di Gandalf, l'orda degli Uruk che travolge il fosso di Helm e gli ultimi signori degli uomini ai barlumi della Quinta Alba lanciati in un disperato eroico galoppo. Il coraggio femminile di Heowyn, Arwen e Galadriel, la caduta di Boromir e ancora l'amicizia incrollabile di Sam Vise, che per il bene di un amico si fa carico del fardello più grande, più grave, nei suoi occhi un fuoco più vivo delle fiamme del fato. Scene colossali, immagini indimenticabili, ricordi che ognuno di noi custodisce con cura insieme al vissuto e all'esperienza di altri anni, altri giorni, quando forse anche la nostra vita sembrava più verde, più bella, o almeno così la ricordiamo, attraverso quel filtro fiabesco che è poi la memoria. E così, da iniziazione misterica, gelosamente tramandata in famiglia, condivisa tra amici o trattata solo in certe particolarità accademiche, la Terra di Mezzo è diventata accessibile a tutti. Si è fatta sostrato culturale comune, terreno fertile di conferenze e rappresentazioni a cura di enti, università, associazioni, ma anche videogiochi, parodie, serie TV. Ciò che è certo è che da allora il genere fantasy ha manifestato una crescente volontà di emancipazione. Perfino in quell'Italia neorealista che per tutto il Novecento aveva concesso a stento, tramite la penna di Calvino, Buzzati e pochi altri, il ricorso al fantastico nella forma del realismo magico. L'industria ludica e videoludica, filmica, artistica, perfino letteraria, risponde oggi a una domanda e a un'offerta sempre crescente di mondi secondari,
più o meno riusciti, a uso e consumo però del pubblico. Più o meno consapevole, ciascuno di questi titoli deve qualcosa a Tolkien, all'eredità che l'autore ci ha lasciato. Misurare la portata del debito, o piuttosto il valore del suo dono, è cosa pretenziosa, quanto inutile. Più o meno lo è come l'atteggiamento di chi, dopo aver ricevuto un regalo, si industria con ogni mezzo per stimarne il valore. Tale è l'ingenuità del piccolo critico, sempre pronto a barattare bellezza e confronto per una chimera, quella del giudizio. Nel 2022 parlare di Tolkien in Italia è diventato però un affare delicato, complice poi la fame che lo precede e l'ormai riconosciuto status di classico. La Terra di Mezzo non appare più come un reame segreto da scoprire in punta di piedi, in cerca di un senso di identità e appartenenza. Confluendo nel mainstream è divenuta nota a tutti, quasi sempre punto di partenza, talvolta rocca da difendere, sempre più di rado destinazione di un viaggio. E così, da Fairyland, capace di unire, il reame di Tolkien ha cominciato a spaccarsi e a dividere. Come spesso accade a chi, da riformatore, si ritrova poi a indossare i panni della tradizione scolastica, a essere dato per scontato, additato, giudicato soprattutto. Un esempio nel migliore dei casi da ammirare o contestare, nel peggiore da idolatrare o rigettare. Non è difficile, basta avere un po' di familiarità nell'ambiente, imbattersi in gruppi di cultisti che rileggono i libri del professore all'infinito, chiusi a ogni altra forma di narrativa, non diversamente dai testi sacri, perché considerano questi capolavori come l'unica forma di fantasy possibile, l'unica leggibile. Difficile però credere che un appassionato di letteratura come lo era Tolkien desiderasse una simile deriva per noi. Altrove, invece, per contrasto, si assiste alla ribellione da parte di altri fruitori o aspiranti autori di fantasy, che in cerca della loro strada, una strada diversa, perché ormai diversi sono i tempi, rinfacciano l'odioso professore uno stile vecchio, appesantito da descrizioni illeggibili e una prosa né fluida né scenica, e si rivolgono ad altri mentori, altri stili. Scelta che è legittima, a patto però di non fingere che il padre del fantasy contemporaneo non sia mai esistito. Purché ci si ricordi della grandezza delle sue ambientazioni, dei suoi personaggi, dell'inestimabile valore linguistico-letterario, di quella ricchezza di interpretazione che è propria soltanto dei classici, gli unici testi capaci di rinnovarsi a ogni lettura, sia individuale che generazionale. Perfino nel mondo editoriale si è assistito a una disputa, tristemente ormai nota, sulla nuova IME traduzione del Signore degli Anelli, che ha finito per rimpiazzare, invece di affiancare, quella storica di Vittorio Aliata. Anche qui, ciò poteva essere un'occasione di varietà, ricchezza, ma pure coesione per una comunità di appassionati sempre più stratificata, e invece di nuovo ha creato divisione, uniformità e rinuncia al passato. Al di là di ogni speculazione ideologica, viene qui da chiedersi se Tolkien, da filologo amante dei linguaggi antichi qual era, avrebbe mai approvato questa scelta. Se oggi fosse ancora qui e potesse scegliere dove stare, forse tornerebbe indietro, al tempo in cui il mondo non tremava ancora al suo nome, quando al suono di tamburi e corni nessuno si prostrava ai suoi piedi o gli si rivoltava contro, al tempo in cui non era sulla bocca di tutti, giudicato da tutti, ma era soltanto nel cuore di chi sceglieva liberamente di mettersi sulle sue tracce. Tolkien non avrebbe mai voluto essere Minas Tirith, città gloriosa, ma sotto assedio. Piuttosto lui sarebbe stato la Contea, una terra libera, marginale, ma ospitale. Il professore infatti si definì spesso un hobbit, mai un signore degli uomini. E forse proprio quel verde pacifico noi dovremmo restituirlo, un orizzonte sicuro da guerre, invidie e rumori, in cui coltivare invece buoni sentimenti e creatività, un locus amenus che non merita di essere distrutto a causa dell'unico, misero anello del potere. Francesco Battaglia, dicembre 2021.
grazie alla bellissima introduzione scritta da Francesco Battaglia, possiamo analizzare punto per punto tutti gli argomenti da lui trattati. Nei vari episodi, infatti, ci saranno esponenti del panorama italiano che ci aiuteranno a scoprire ulteriormente le opere di Tolkien e tutto il suo magico mondo. Come sempre, lo sapete ormai, io sono Emilio Valotti e con una pronuncia certamente errata provo a salutarvi. Helen Sila, Lumen Omen Tielvo.